in questo momento lui era un giocatore del Genoa. Sì. Perché noi abitavamo a Genova. Certo, certo, è stato giocatore, poi credo anche allenatore. E poi anche allenatore, sempre del Genova e poi di altre grandi squadre italiane. Certo. Marisa Allasio è un'attrice italiana nata il 14 luglio 1936 a Torino. È stata attiva principalmente negli anni 50 e 60. Allasio ha iniziato la sua carriera come modella e ha ottenuto il suo primo ruolo cinematografico nel 1956 nel film Difendo il mio amore di Giulio Macchi. Tuttavia, è diventata famosa grazie al suo ruolo nel film Poveri milionari, 1958, diretto da Dino Risi. Quando finiranno questi lavori, Luigi? Chi lo sa? E quando ti aumenteranno di grado? Non ti preoccupare, sarai la moglie di un capo stazione. Oh, Luigi, come sono felice! Ci siamo fidanzati! Auguri. Nel corso della sua carriera, Marisa Allasio ha recitato in diverse pellicole, spesso in ruoli comici e leggeri. Alcuni dei suoi film più noti includono Tuppe Tuppe, Marescià, 1958, I Prepotenti, 1959, e Genitori Neanfigli, Una storia d'amore, 1959. Ha lavorato con registi di spicco del cinema italiano come Mario Monicelli e Luciano Salce. Passavo di qua. Buongiorno, Marisa. Venga, entri. Volevo ringraziarla. Perché? Beh, per me questa stazione era come casa mia e non mi ci vedevo da un'altra parte. Verrà pure il giorno che qualcuno la porterà via. Nel 1963, Marisa Allasio si è ritirata dal mondo del cinema per dedicarsi alla famiglia, dopo il matrimonio con il conte Pier Francesco Calvi di Bergolo. Nonostante la sua breve carriera cinematografica, è rimasta un volto noto e amato dal pubblico italiano degli anni 50 e 60. Che bel fusto che l'ho ucciso, eh? Questa se la siamo fatta a Pasquetta, ti ricordi? Che poi Luigi mi ha mandato a comprare Vosai. Fumetto. Che vuoi? Lo vuoi quest'album? Sì. Te lo regalo. E che ci faccio? Buttalo! La vita sentimentale delle persone famose, compresa Marisa Allasio, spesso è mantenuta in gran parte privata e i dettagli personali potrebbero non essere di dominio pubblico. Quindi non ci sono molte informazioni dettagliate sulla vita sentimentale di Marisa Allasio dopo il suo ritiro dalle scene nel 1963. Ah, vedi queste? Da dove usci? Ammazza che fata! E poi dicono che a questo mondo non c'è più bontà. Vita mia, amore mio, anima mia. Ma chi si muove, chi ci va a lavorare? E mica di qua. Tuttavia, si sa che nel 1963 Marisa Allasio si è sposata con il conte Pier Francesco Calvi di Bergolo e ha scelto di dedicarsi alla vita familiare. Dopo il matrimonio, la coppia ha avuto figli. Da quel momento in poi, Allasio ha mantenuto una certa discrezione riguardo alla sua vita privata, evitando in gran parte l'attenzione mediatica. È la nuova cameriera, adesso che apri la faccenda e se ne va, è a mezzo servizio. Ah, è anche a mezzo vestito, oggi si usa così. Vada via, vada via. Scusi. Ma che scusi, ma lei chi è disgraziata? Susanna. Basta con Susanna, se ne vada via. No, 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 cosa fa? Non scenda per essere combinata così. Sei mettato su questo. Vada, vada. Dopo il ritiro dalle scene, la vita privata di Marisa Allasio è rimasta relativamente fuori dai riflettori. Tuttavia, il suo contributo al cinema italiano classico è ancora ricordato e la sua immagine è spesso associata al periodo d'oro del cinema italiano. Mi sono sempre occupata delle persone sofferenti e devo dire che non mi è stato difficile, appunto, ora occuparmi di malati. Sì.
degli ammalati del centro di ematologia sì. dell'Università della Sapienza. Sono occupata di persone della famiglia che erano appunto ammalate e ho visto che ero anche portata, certo l'ho fatto con grande amore, però ho capito di poterlo fare anche verso persone che io non conoscevo.